di corrente da alcuni giorni e poi l'interruzione del servizio. Guasti alla rete di distribuzione in via Roma a Fano, di fronte a Porta Maggiore, dove in questi negozi e abitazioni c'è stato un blackout. Ingenti danni provocati agli impianti e agli elettrodomestici, coinvolti frigo, computer, condizionatori, telefoni e stampanti, tutto da aggiustare e in alcuni casi da buttare. Già da ieri sera ci siamo accorti che l'insegna non funzionava particolarmente bene, si spegneva e si riaccendeva in maniera strana, perché sono scoppiate delle lampadine e la corrente in generale non funzionava, ma a quel punto ci siamo resi conto immediatamente che il problema non era unitario, non era del negozio, perché cioè da qui in giù fino all'angolo insomma era tutto spento. Stiamo cercando di capire cosa funziona e cosa invece è rimasto. Sono 4 neon in questo momento scoppiati, diverse lampadine, ma nel negozio forse non è andata così male. Intorno alle 10 sono arrivati i tecnici dell'Enel, intervenuti su una cassetta del contatore situata in Viale Gramsci. A causare il guasto, secondo alcuni residenti, potrebbero essere stati i lavori che stanno eseguendo in questo cantiere. Il problema è stato comunque risolto in poco tempo, rimangono però i danni arrecati e ora si prova a chiedere un risarcimento. La corrente sta arrivando, è arrivata adesso, devo calcolare un attimo le cose, però vedo già che i frigo hanno avuto una perdita di tensione, non si accendono, in più c'è la pompa di sotto di scarico, stiamo valutando perché sono le mezzogiorno, considera che la luce è saltata dalle 9, 9 e un quarto, oltre al danno del lavoro perché mi è partita anche la mattinata. Adesso è da capire l'entità del danno, perché adesso abbiamo ripreso le normali tra virgolette attività. È arrivato anche eventualmente un risarcimento. Adesso infatti chiediamoci, abbiamo unificato diciamo le nostre richieste con una pratica che poi svilupperemo insieme ad altre persone da presentare un attimino quelli che sono i danni che si sono verificati. Come vi siete accorti? C'è stato un forte boato iniziale, accompagnato poi da un fumo bianco che è uscito dal masterizzatore esterno DVD che avevamo. Purtroppo questi sbalzi di corrente hanno provocato danni ingenti. Purtroppo sono giorni che vediamo la corrente andare e venire e oggi c'è stato lo sbalzo più grande. Per quel che ci riguarda abbiamo perso un computer completamente bruciato, un masterizzatore esterno DVD e adesso cerchiamo di recuperare due hard disk esterni dentro i quali c'era parecchio materiale per noi importante. Quindi il danno è abbastanza grande, sì. I dati anche che avevate all'interno? I dati, fortunatamente noi salviamo tutto su diversi dispositivi, però il disagio è abbastanza grande proprio perché, proprio anche in occasione adesso di un documentario che dovremo proiettare a breve su Fano TV, questa cosa potrebbe rischiare di far slittare la messa in onda, perché ci sono dei dati dentro importanti.